L'ultimo posto impone una reazione di carattere e orgoglio. Il Barletta 1922 è clamorosamente in fondo alla classifica dell'eccellenza dopo 5 giornate. Un solo punto all'attivo, unica squadra ancora a secco di vittorie, è KO nello scontro di coda in casa del Vieste. Il pareggio di Molfetta rimane l'unico match in cui i biancorossi hanno raccolto punti. 3 sconfitte contro Ugento, Corato e Sansevero prima dello scivolone di domenica contro i Garganici. Un allenatore, Massimo Gallo, già esonerato, ed un altro, Massimiliano Tangorra, che ha steccato la prima occasione per invertire la rotta in campionato. La dirigenza, dopo il budget di quest'estate, ci mette anche la faccia. Il presidente Mario Di Miccoli è intervenuto durante l'ultima puntata di Monday Night, subito dopo il comunicato diramato nel pomeriggio di lunedì. Il comunicato è un atto dovuto verso la tifoseria, verso Barletta, verso chi tiene a sorte... chi tiene a cuore le sorti del Barletta Calcio. Chiaramente non ci aspettavamo questa classifica, dati i sacrifici che abbiamo fatto, e che la società è forte e sana, e con gli uomini che stanno nella società andrà avanti fino a fine campionato, ovviamente rispettando gli impegni e pretendendo anche qualcosa di più dei calciatori. Gli investimenti estivi comportano aspettative altrettanto importanti. L'ultimo posto in classifica è un riscontro tutt'altro che previsto dalla dirigenza, ma anche dagli stessi calciatori, consapevoli del proprio valore a prescindere da questo primo mese di campionato. Noi come società ci abbiamo dato tutto. Gli uomini sono stati scelti in base a quello che hanno fatto nelle precedenti annate, ricordandoci che comunque ci sono 6-7 undicesimi dall'anno scorso e tutto sommato male non hanno fatto, quindi non posso immaginare si siano dimenticati di saper giocare a calcio. Infine, il messaggio alla piazza: il Barletta deve massimizzare gli sforzi sia sotto l'aspetto tecnico sia sul piano ambientale. L'unità di intenti rimane l'obiettivo di tutti. L'unica preghiera che faccio alla tifoseria, che approfitto per ringraziare ancora tutta la tifoseria, parlo di tutti i tifosi del Barletta, e quelli di starci vicino. Nei momenti difficili ci si rafforza nella vita, almeno il mio credo. E ripeto, adesso sparare contro la Croce Rossa non viene. Noi adesso dobbiamo tornare da squadra che si deve salvare in questo momento, che poi così non è ovviamente. Però in questo momento bisogna stare quanto più uniti possibili.